Buonasera a tutti, benvenuti ad Autori ai domiciliari. Un grossissimo benvenuto al gradito ospite di questa sera, lo scrittore Romualdo Meo. Benvenuto. Buonasera a tutti, grazie Elisabetta Violani per avermi concesso questo spazio. Gentilissima. Grazie a te per essere qua con noi. Per me è un immenso, immenso piacere. Romualdo Meo è in collegamento con noi dalla splendida città di Spoleto. Romualdo, come va? Bene, bene, dai, è Bene. stata anche una bellissima giornata oggi, quindi benissimo. Bene, bene. Sono contenta. Questa bella risposta decisa. Come va? Bene, Ma perfetto. deve andare Allora, bene, Elisabetta. Non... deve andare bene, sono d'accordo con te. Mettiamocela tutta e facciamola andare bene. Come al solito, darò il benvenuto al mio autore leggendo degli estratti dal suo ultimo libro pubblicato. Ve lo mostro subito. Eccolo qui. Il riflesso che uccide. Voilà, guardate che bellissima copertina. Ecos Edizioni. Allora, mettiamolo un po' più dritto, così si vede un po' meglio. Il riflesso che uccide. Che Ecos Edizioni. molti leggono Romualdo soltanto, Meo. poi non vedono l'ultima parte della scritta e poi la vedono dopo. No, si vede il riflesso che uccide. Eccolo qua. È tutto, insomma, è un gioco, no? Il riflesso. Quindi. Esattamente, Riflesso bellissima che copertina, tra l'altro. uccide. Una bellissima di cui poi parleremo senza spoilerare troppo, però, eh? Però ne parleremo. Inforco i miei occhiali perché senza questi non posso leggere perché sono cieca. E partiamo subito con la lettura. Bye. Quindi, da Il riflesso che uccide di Romualdo Meo. Domande. Quanto le faceva male sentirsi dire da tutti che doveva riprendersi? Mai quanto raccontarlo a lei. Voglio dire, è stato duro accettare ciò che gli è successo? Comincio a credere fortemente che lei mi stia prendendo per il culo. È mio dovere fargliele queste domande. Guardi che se alza la voce non la sento meglio, dottore. Senta, facciamo così. Così come? Continui da dove si era interrotto e ignori la mia domanda. Ok, così va meglio. Sbirri. I due sbirri mi perquisirono e mi fecero passare al metal detector. Dopo essersi accertati che non portassi alcun oggetto pericoloso o di possibile ausilio per i detenuti, venni scortato ancora attraverso un corridoio. Mi fecero accomodare all'interno di un ufficio vuoto. Ad aspettarmi c'era soltanto una scrivania e tre poltrone, due più piccole per gli ospiti e una più massiccia, imponente, che doveva chiaramente appartenere al capo dell'intera gattabuia. La scrivania in legno sopportava il volume di una enorme catasta di carte. Saggezza. Tutta questa saggezza in così poca materia grigia non è da te. E in quali acque vorresti far galleggiare i due stronzi? Mi domandò scocciato, ignorando le mie parole. Quale miglior mare se non quello in cui hanno sempre nuotato? Una vendetta completa, insomma. Al contrario, la mia è clemenza. I ricchi non sono nemmeno indulgenti,
Vuoi solo più vendetta? Un vecchio amico una volta mi ha detto che i cattivi non soffrono, ma pensare che possano farlo mi attrae. Ci si fa spesso male ad avverare le proprie perversioni. Troppo tardi. Non penso di volermi fermare sul più bello, dissi, prendendo un sigaro. Libertà. Un uomo libero, degno di tale nome, dovrebbe poter fare ciò che desidera con il solo limite di non calpestare i diritti inviolabili dell'individuo di fianco a lui. Invece l'umanità sacrifica quotidianamente il proprio pensiero in nome di bandiere, la propria voce nel nome di una temuta censura, il proprio volere nel nome di qualche prepotente che schiaccia l'identità della persona. L'umanità non ha perso la libertà, ha solo bisogno di governo. Di leggi scritte. È questa la nostra più amara sconfitta, ammettere di non essere in grado di autoregolarci. Dio. Tutti possono amare, ma non tutti hanno i mezzi per farlo. E lei li ha? Li avevo. Ma amando il mondo, sono diventato così. Sembra proprio una delle tante sue contraddizioni. Se Dio non fa niente per salvare l'umanità, allora tocca a qualcun altro. Vita. Il rumore del silenzio, quando hai la forza di ascoltarlo, è più forte di qualsiasi altro suono. Il rombo della mia moto era come isolato da una campana di serenità scaturita dal vuoto che quella sera offuscava i miei sensi. Il coraggio della mia impresa era solo il piccolo punto di partenza di una guerra che avevo il dovere di vincere. Non nasciamo per realizzare progetti. E nemmeno per vivere senza una meta, ma non è vita se non ti accorgi di esserci ogni giorno. E questo, signori, era solo un brevissimo assaggio di il riflesso che uccide di Romualdo Neo. Intanto complimenti, bravissima, una lettura stupenda. Grazie. Grazie Romualdo, sono contenta che tu abbia gradito, ma sono io che devo ringraziare te per avermi dato l'opportunità di leggere questi bellissimi estratti, perché sei tu che li hai scritti. E adesso andiamo a scoprire chi è il nostro autore, perché con la domanda di rito di autore domiciliari lo andremo a scoprire subito. Per cui Romualdo Meo, chi è Romualdo Meo? Parlaci un po' di te. Un attimo solo che c'era un'interruzione. Okay. È un ragazzino con la passione per la letteratura e per la scrittura. Cresciuto in un piccolissimo paesino in provincia di Salerno, nel Cilento, Pisciotta, e questo ragazzino, devi sapere, che si scoprì, cioè mi scoprì, parliamo adesso non più in terza persona, mi scoprì. Scrittore già da piccolo, perché già alle scuole elementari c'era una cosa, un aneddoto che ti racconto, che racconto a tutti. La mia maestra elementare diceva a mia mamma e a mio padre: beh, lui ha indubbiamente un talento perché scrive con i pensieri di un adulto, però ha una grafia pessima.
Tant'è che la grafia pessima è rimasta, infatti tu ne hai avuto un assaggio. Eh E sì, ancora. ah, adesso diamo la testimonianza, guardate qua. Sì. Perché io ho ricevuto questa bellissima copia con dedica. Guardate qua. L'ho dovuta decifrare, però ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Cuneiforme, sostanzialmente Però cuneiforme. è una bellissima dedica. E questo ragazzino cosa ha fatto alla fine? Ho iniziato a scrivere dei racconti. Io scrivo racconti già da quando, spronato anche da questo clima, ecco, favorevole, no? Da queste persone che credevano in me, ho iniziato a scrivere dei racconti. Poi ho svoltato un attimino e mi sono dedicato alle poesie. Tra l'altro, vincendo un concorso a 13 anni in Sicilia. Ad Alcamo, vinsi un premio speciale con la poesia Sono Nato, una poesia che avevo scritto appunto un anno prima, credo, e successivamente arrivai anche finalista in un'altra edizione con un altro componimento che si chiamava Verrà il giorno. Però poi le poesie le ho abbandonate un attimino perché mi sono dedicato più alla prosa, insomma. Alle scuole medie è arrivato una famosa scelta, no? Cosa faccio da grande? Decisi a un certo punto di non seguire il mio sogno, ma di seguire un'altra passione, che era quella per la cucina. Infatti, ho fatto il cuoco per diversi anni, ho fatto la Bellissimo, scuola alberghiera. bellissimo. Mi sono dedicato nel privato alla scrittura, no? E ti racconto un altro aneddoto a proposito di scuole superiori qui. Questa è una cosa molto simpatica, che adesso, tra l'altro, il mio insegnante di letteratura, il mio docente di letteratura alle superiori, quarta e quinta superiore, questa cosa non la sa, però adesso magari la verrà a sapere, perché lui ogni tanto mi segue quando faccio qualche intervista, segue sui social, insomma. Quando lui assegnava dei temi da fare a casa, io ogni tanto, siccome ero abbastanza buono con i compagni di classe, e nel bar di fronte glieli facevo prima che entrassimo, e glieli facevo dettandoli magari 3-4 alla volta, ne ho fatti massimo 4 alla volta, di diverse difficoltà, quindi ero un po' col jolly della situazione, riuscivo a far prendere 6 a uno, 7 a un altro, 8 a un altro, insomma, Insomma. in base alle caratteristiche. E niente, questo era un altro aneddoto. E poi che cosa mi ha spinto a scrivere? Anche a cercare degli editori che mi hanno pubblicato il fatto che riuscii a completare il mio primo romanzo proprio alle superiori e te lo faccio vedere. Si chiama Certo. Le disgrazie di Romeo. Ovviamente Romeo, si capisce bene, libro autopubblicato attraverso il mio libro.it. Che si poggia sul gruppo editoriale Gedi, ed è un libro che è molto pretenzioso perché cercava, l'ho scritto a 17 anni, e cercava di copiare un grandissimo, e ovviamente, dico pretenzioso, è stata un po' una velleità in verità, copiare Svevo, perché a me piaceva tantissimo lo stile di Svevo e cercai in qualche modo di portarlo in Vabbè, questa ricerca. di ispirarti a Svevo. Allora, ti sei ispirato a Svevo. Esattamente. Ah, 17 anni avevi, eh? Sì, è quel periodo lì e quindi. E successivamente, quindi, questa cosa mi ha dato il fatto di aver completato un libro, mi ha dato questo input per continuare. Poi ho fatto il cuoco e quindi ho viaggiato un pochino e a un certo punto però ho deciso che la carriera da cuoco non faceva per me. Infatti adesso faccio Bellissimo. l'insegnante di enogastronomia, sono 4 anni che sono un insegnante, e questa carriera da cuoco non faceva per me, l'ho interrotta a un certo punto, sono rientrato in Italia perché ero all'estero e sono andato a Napoli a iscrivermi all'università, quindi ho fatto un po' il percorso al contrario, prima il lavoro, poi l'università. E lì a Napoli ho scritto un altro, dici? Ah, ok. E lì a Napoli ho scritto un altro libro. Eccolo qui. Anche questo, un umoristico come altro. La La casa caccia. ha gli occhi e pure le orecchie, fortissimo. È un dialogo, una satira, tra tre
Sembra più una pista teatrale, infatti. Tra tre ragazze, Orazio, Benedetto e Margite, quindi tutti e tre con caratteristiche diverse, che litigano per un'intera settimana. A un certo punto, senza internet in casa, impazziranno, daranno di matto. Insomma, cosa cominciava a prendere forma, la mia vita da scrittore cominciò a prendere forma. Ho fatto anche a Napoli un corso di scrittura con un'associazione letteraria, Un'altra Galassia, che non ho mai ringraziato abbastanza per tutto quello che mi hanno trasmesso, a livello proprio umano, ma anche professionale. E poi è arrivata la prima pubblicazione con un editore nel 2020. Eccolo qui. Questo è l'altro, quando il supereroe non c'è. Raccolta, si vede bene? Sì. Si vede benissimo. Raccolta di racconti noir, questa volta cambio genere, non più umoristico, ma noir, con la mancanza del Deus ex machina all'interno delle storie. E quindi il supereroe non esiste, non c'è, per cui le storie vanno a finire tutte tragicamente, tutte in modo assurdo. E sono Interessante. 23 racconti, mi direi quelli tutti quanti, tremendi. Editore LFA Publisher, editore di Caivano, Napoli, validissimo, valido editore. E poi si è arrivati, invece, dove? Si è arrivati a lui, al riflesso che uccide, con Ecos Edizioni. Eccolo qua. E adesso entriamo nel cuore dell'intervista. Lo Eccoci. vedete? Eccoci qua. E quindi lo sapete che a me piace partire dalla copertina. E il libro, allora, tanto è Ecos Edizioni. Come sapete, Ecos è anche il mio editore. E la copertina si riconosce da lontano perché ha questa fascetta, questa striscia laterale, poi qua in alto vi è la collana, e la copertina è importantissima perché parla del libro, parla dell'autore, parla della casa editrice, perché poi la prima cosa che si vede entrando in una libreria è la copertina. Romualdo, potresti dirci qualcosina sulla copertina senza rivelare troppo? Ve la faccio vedere. Allora, la prima cosa che ho detto già prima, molti non notano la seconda parte del titolo, perché appunto si gioca su questo riflesso, ovviamente, il riflesso che uccide. Bene, lì c'è uno specchio, c'è qualcuno in lontananza che si specchia e si specchia anche un po' con timore, non si, anche, quasi paura di arrivare di fronte a questo specchio. Il Sì, motivo. perché compare non compare, lo si vede così, si intravede poi in lontananza, con questa porta aperta non del tutto. Esatto, con questi fogli con questi giornali così buttati lì, che sui giornali il protagonista di questa vicenda leggerà delle sue, chiamiamole così, gesta, che però, ecco, già lui ovviamente conosceva non essere delle situazioni tanto meravigliose, ma appunto abbastanza, come uso una parola che splatter, insomma. Quindi il nostro protagonista si chiama Gabriele, è un comunissimo, una comunissima persona, un comunissimo uomo sulla Valentina Quindi che. noi lo vediamo sulla copertina, no? Quindi la copertina nasce, cioè già porta, diciamo, in prima l'immagine del protagonista. Esattamente. Ok. Allora, senti un po', Romualdo, ti faccio questa domanda, visto che non vogliamo quindi spoilerare troppo sulla copertina, perché non sarebbe bene. Ti chiedo un po' come è nato il libro, la genesi del libro, e se ci potresti raccontare qualcosina sulla trama, ovviamente trama e personaggi, ovviamente senza rivelare troppo. Va benissimo. Allora, la genesi. Beh,
Questo libro è nato dall'idea di voler creare un personaggio che fosse un personaggio cattivo, ma che si schiera per combattere tra i buoni. Quindi un po' dall'idea dell'antieroe, quel supereroe che in realtà però non è un eroe buono, ma un eroe che utilizza mezzi poco ortodossi per riuscire a ristabilire il suo ideale di giustizia, insomma. E l'idea mi è nata proprio dall'altro libro che ti ho fatto vedere, Quando il supereroe non c'è. Mentre lì l'antieroe non esisteva, l'eroe non esisteva, il Deus ex machina era fuori da queste vicende, qui invece ho deciso di metterlo, di creare proprio questo racconto noir con protagonista questo sadico assassino. E quindi creare questo personaggio al quale il lettore si appunto affeziona, perché questo personaggio adesso com'è che si forma? Com'è che nasce l'antieroe? Alla fine, se noi andiamo a vedere nei fumetti, c'è sempre un qualche vicenda, un qualcosa che porta alla nascita, no? di un eroe, soprattutto se si pensa a quelli più oscuri. Pensiamo a un Batman, lui sì, è un supereroe, ma un supereroe cattivissimo. Effettivamente, perché aveva un passato complicato, difficile. E questo succede anche al nostro Gabriele, succede qualcosa di totalmente brutto e sbagliato nella sua vita. Purtroppo gli capita di perdere prima il proprio futuro, quindi avere questa certezza del futuro che svanisce, e poi lì, dopo uno stato di profondo sconforto, gli capita in verità una fortuna immensa. Questa la svelo, la dico. Lui vincerà la lotteria. Dopo aver vinto la lotteria, medita su questo futuro che adesso comincerà ad essere indubbiamente diverso. Medita sul perché di questa situazione, ma per quale motivo io sono diventato ricco in questo momento quando il mio futuro è andato in malora. Alla fine deciderà di fare il ragazzo ricco. Di godere della sua ricchezza. E si dà all'alcol, si dà all'escort, si dà alle macchine belle, si dà alle feste in giro per l'Europa e così via. Nel mentre lo sta facendo, però, scopre chi è stato fisicamente a strappargli il futuro dalle mani. E che cosa fa lui? Impazzisce. È qui che c'è il gioco del doppio. Entra in campo il suo esso, la sua parte recondita, nascosta, che doveva rimanere dentro, che non dovrebbe mai uscire fuori per consentirci di poter vivere nella società, e gli intima di vendicarsi. In questo specchio compare questo ghigno malefico che gli intima di Sì. Benissimo. chiedere vendetta. E lui gli dà scusa. Ecco, e noi ci fermiamo qui, non andiamo oltre perché non svegliamo troppo. Quindi Romualdo Meo ci ha veramente incuriosito, ha detto quel giusto proprio per incuriosirci. Prima di Romualdo dirti un po' le mie impressioni sul libro, saluto due carissimi amici, Andrea Bess, che è un carissimo amico che ci segue dalla città di Giaveno, in provincia di Torino, uno scrittore di fantasy, e poi una bravissima scrittrice, cara amica, Giuliana Malzano, e quindi noi contraccambiamo, sia io che Romualdo, i saluti di Andrea e Giuliana. Grazie a entrambi per essere qua con noi. Allora, io ho letto Il riflesso che uccide di Romualdo Meo e l'ho trovato veramente un bel libro. Allora, io dico un noir, no? Anche se sapete che io non amo tanto classificare i libri, perché diciamo così, un noir perché ci sono le tinte del fosche del noir, e poi qua e là ci sono anche dei problemi sociali che vengono toccati, la solitudine e quant'altro che compaiono di qua e di là. Però sconfina, come ha detto Romualdo, nel thriller, perché la prosa è molto scorrevole, il romanzo si beve, viene
tanta azione, però vi è anche, diciamo così, ci sono delle scene molto dure, però anche nel cosiddetto giallo psicologico, che personalmente è la parte del libro che mi è piaciuta di più. E dove Romualdo Meo, secondo me, ha dato veramente il meglio di sé, e che un pochino viene svelato, no? Nella copertina con questo riflesso, perché sappiamo, no? Così detto molto semplicemente, che la mente umana è fatta a strati, no? Si parte dalla parte conscia e si scende giù nel profondo fino alla parte inconscia. E un po' la psicologia analitica dice che quando l'inconscio emerge, sovrasta il conscio, ecco che scatta la follia, no? Il limite fra follia e normalità non lo si conosce, perché il limite è così molto ambiguo, sempre ammesso che la normalità esista, ma il nostro protagonista veramente ha questo, diciamo, questo cambiamento, no? Di personalità. Però per me il cuore proprio del romanzo è l'indagine in fondo psicologica che fa lo stesso protagonista su se stesso, perché il protagonista riesce a sprofondare dentro di sé, si guarda dentro e si accetta per quello che è. E non è una cosa facile, perché spesso noi stessi, diciamo così, i normali, non osiamo guardare dentro noi stessi, perché è scomodo guardare dentro di sé. Talvolta ci si trova delle cose che si preferirebbe non vedere. Mentre lui no, lui si guarda dentro, e come si legge e si riconosce bene. E quello che lui poi vedrà, non ve lo svegliamo. Non ve lo svegliamo, perché lo capirete solo leggendo il libro. Però questo è proprio legato al riflesso, il titolo, la copertina e lo specchio. Per cui, dove arriverà il romanzo, lo scoprirete solo leggendo, perché, come dico sempre, cioè, un libro si può raccontare, no? Però fino a un certo punto il libro va letto. Soprattutto un libro come quello di Romualdo Meo, che può essere letto con più di una chiave di lettura. Si può leggere, come abbiamo detto, così con un noir, anche splatter, come per usare la terminologia che ha usato correttamente Romualdo, e lasciarsi andare dalla trama, no? Che è avvincente, oppure scendere un po' più in profondità. E lì veramente ci perdiamo nei meandri della psiche umana, per cui scendiamo veramente nel profondo, ed è questo che a me è piaciuto in modo particolare. Romualdo, come commenti un pochino queste mie impressioni? Ah, dico un'ultima cosa, il finale mozzafiato, a sorpresa, eh? Finale mozzafiato. Come commento queste tue impressioni? Intanto sublime la descrizione e la capacità di non svelare più di tanto, perché io questa capacità, ad esempio, non ce l'ho. Spesso mi capita di, appunto, faccio un firmacopia, magari parlo alla persona che mi sta di fronte e io gli ho svelato tutto quanto il libro, gli ho detto tutto praticamente, quindi non Ah, c'è più niente. allora qui ti fermo un attimo. Allora, è proprio, diciamo così, una finalità di autori ai domiciliari di parlare del libro senza parlare del libro. Questa è una cosa per me molto importante, è una regola che mi sono data e non sgarro. Però stiamo, secondo me, incuriosendo chi ci sta seguendo in questo Infatti sono momento. in buone mani. E poi una cosa che ho pensato quando dicevi, quando raccontavi il libro, svelavi il libro senza svelare, cioè raccontavi il libro senza svelarlo, ho pensato al fatto che io ho voluto proprio imprimere questa doppia dimensione, no?
al libro. Quindi ho voluto mettere sia appunto una trama avvincente, costruire una trama avvincente fatta sullo stile narrativo del racconto e del racconto lungo, insomma, in prima persona, perché appunto volevo dare pathos al libro. Ecco. E poi ho pensato quando appunto ho pensato di inserire questa seconda chiave di lettura proprio nel carattere del personaggio, ecco, proprio nella sua ricerca interiore. Quindi una cosa che ho pensato, ho detto, ok, ci sono riuscito, lei l'ha letto Ecco. con questa chiave di lettura, è riuscita a scovare questo mio intento, e poi, ecco, appunto, anche del sociale, come giustamente detto, temi svariati che si evincono soprattutto nei dialoghi, nei botta e risposta, che servono appunto a Esattamente. quello, a sostenere il racconto e a dargli profondità, insomma. Purtroppo abbiamo il collegamento che non è E magnifico quindi sì, mi trovi. ed Che eccolo qua, di nuovo. è successo? Era saltato Abbiamo tutto. un Va po' un bene. collegamento che va e viene, ma è normale, è il bello Sì. della diretta, bello della diretta. Allora, Romualdo, mi aggancio a quello che tu mi hai detto perché farti la domanda tecnica. Perché tu hai utilizzato una tecnica narrativa un po' particolare, quindi senza svelare troppo, ci puoi dire un pochino le tue scelte tecniche e il perché delle tue scelte, peraltro tecniche narrative che sono risultate estremamente vincenti, premetto, eh? Allora, anche qui mi stai facendo alzare l'autostima alle stelle, non so se si vede sulla punta dei capelli, ma... allora, una tecnica narrativa, ecco, svelare, raccontare senza svelare, adesso ci provo. Io ho voluto, appunto, come ti dicevo, scrivere scrivo quasi sempre così in verità, con lo stile narrativo del racconto, in prima persona. Appunto per dare al romanzo un pathos, ok? Quindi a partire da un punto A, arrivare a un punto B, e per far sì di creare un intreccio, ho inserito appunto questi dialoghi diretti tra il personaggio protagonista e un altro personaggio, che spezzano questo filo narrativo diretto, e che danno appunto questa dimensione carica di sentimenti, pathos, carica di tante sfumature che peraltro appunto hai colto. E quindi uno stile narrativo che non si rifà propriamente a quello del romanzo, ma che si rifà a quello del racconto, insomma. Certo. E il racconto per me è un genere letterario, che io amo tantissimo, cioè non dimentichiamo che la Munro ha preso il Nobel al suo racconto e non è così facile perché in poche parole devi dare delle emozioni forti, cioè il racconto non tutti lo sanno gestire. E tu hai usato, sì, diciamo, una tecnica narrativa di questo tipo, però diciamo, giocando tanto sul discorso diretto, poche descrizioni e i personaggi vengono fuori da ciò che pensano e da come agisca, da come agiscono. E questo dà proprio enorme dinamicità a tutto il romanzo. Romualdo, adesso ti devo chiedere una cortesia, se ci puoi leggere tu qualcosa, un breve strato, qualche strato dal tuo libro. Sì, certamente. No, poi mi hai fatto ricordare che volevo dire una cosa e poi pian piano mi dimentico quello che voglio dire man mano che parlo. E nulla, io ho utilizzato poi un'altra tecnica che è venuta fuori anche in fase di editing, quella del sogno. E infatti adesso proprio quello volevo leggere. Il Sì. personaggio che si racconta e quindi va tutto in modo
molto veloce, viene tutto descritto appunto come un susseguirsi di eventi senza fermarsi troppo sulle descrizioni, racconta pure i suoi sogni, perché la sua dimensione, la dimensione onirica, è quella che gli dà spesso delle idee, delle rivelazioni, gli dice che cosa vuole veramente. E infatti leggerò proprio un estratto di questo momento, e l'espediente è stato mettere il tempo al presente, per far capire che appunto si tratta non del racconto, non è una parte del racconto, la parte della dimensione onirica, ma è un sogno, appunto. Io e Valeria prendiamo le valigie e stiamo per salire sulla mia vecchia Ford Mondeo. Dobbiamo andare all'aeroporto Capodichino di Napoli. Da lì partiremo per Gran Canaria e passeremo il Natale al caldo estivo, facendoci foto in costume da bagno e col cappellino da Babbo Natale, per poi mandarle a tutti gli amici e parenti e farli morire di invidia. Già la vedo in bikini, quel suo meraviglioso bikini nero. È il suo colore preferito, e quando lo indossa diventa anche il mio. Amore, non correre, che fai? Dai, su, vieni, vieni, mi urla lei. Non capisco perché si stia mettendo alla guida della mia auto. Amore, scendi, dove vai? Non sai guidare, non si può andare lì. Cerco invano di farla ragionare mentre accelera a tavoletta. Non capisco dove voglia andare. Si dirige verso la zona pedonale, ma la gente sembra non vederla. Frena! Grido quando mi accorgo che sta per investire un uomo. Non appena la macchina lo sfiora, però, con grande sorpresa quel tizio sparisce. Ogni pedone che Valeria investe o tocca con il parafango svanisce nel nulla in una nuvola di fumo bianco. D'un tratto, la mia auto scompare, avvolta in un fascio di luce, insieme a Valeria. Fu allora che mi svegliai su un materasso duro e scomodo. Ero coperto fino al torace dal lenzuolo bianco che mi aveva fatto sudare le gambe. Richiusi le palpebre, iniziai a piangere. Non volevo più riaprire gli occhi, mai più. Nonostante fossi ancora vivo, mi sentivo la persona più morta sulla faccia della terra. Poi ebbi un momento di lucidità e il mio sguardo andò su quello squallido comodino celeste di fianco al letto. Fottutissime chiavi. Se avessi frugato un attimo in più nelle tasche, quelle maledette chiavi avrebbero salvato la vita dell'unica donna che avessi mai amato. Richiusi gli occhi piangendo sul cuscino, gemendo e bisbigliando cose senza senso. Bello, molto, molto, molto bello. Questa dimensione onirica ci sta perché i sogni hanno tantissimi, tantissimi significati. E quindi anche la dimensione onirica fa parte di questo bellissimo romanzo. Ora, Romualdo, io ti devo fare una domanda ad obbligo. Hai dei progetti? Cosa stai combinando? Perché sono sicura che stai scrivendo. Beh, qualcosina sì. In verità ho già pronti 3 libri Accipicchia. che ho scritto. Pronti è una parola grossa. Pronti significa, ecco, datti lo Vabbè, scritto. buttate giù. Buttati giù lì. Già, ci sono, già. Buttate giù. In bozza, diciamo. Esattamente in bozza. E sono due In umoristici. bozza. Uno lo sto facendo partecipare a un torneo letterario, e un altro invece poi sarà alla ricerca breve, alla ricerca di editore, oppure magari pubblicato proprio da queste edizioni, chissà, non lo so, dipende dalla loro Bene, valutazione. E ma bravo. poi mi sono dedicato invece a un altro libro di recente, che è un esperimento che non avevo mai fatto prima d'ora, è un esperimento di metaletteratura. Quindi sono una raccolta di 10 racconti intrecciati a mo' di romanzo, e quindi è un qualcosa che ho voluto tentare, non so se ci sono riuscito, vedremo, ed è una distopia, quindi è un romanzo distopico. Parla del, dico solo questo, poi non dico più niente perché fa più grosso. Certo, se no spoiler, eh. Parla del nostro millennio 2000 visto con gli occhi di un uomo del 4000.
Ah, Sì, quindi. molto interessante. Allora, quindi Romualdo, ti aspetto qui di nuovo, autore domiciliare, per leggere qualcosa di questi tuoi romanzi che sono già in bozza. Hai già il buono. A questi punti ti faccio due domande pratiche però importantissime. Primo, dove possiamo acquistare il tuo bellissimo romanzo Il riflesso che uccide, Ecos Edizioni? Bene, allora, il romanzo è acquistabile sia su Ecos Prime, www.ecosprime.it, che è il canale di vendita della casa editrice Ecos Edizioni. Il modo sicuramente più facile è questo, si va sul sito e Certo, certo. c'è la possibilità appunto di acquistare e arriva a casa in pochi giorni. Poi, ovviamente, su tutti quanti i siti che si dedicano ai libri, IBS, Feltrinelli, Amazon, Mondadori, insomma, tutti gli store online. Online, certo. E anche in libreria. Qui a Spoleto, chi volesse, alla UBIC di Spoleto, è ancora presente qualche copia del libro. Abbiamo fatto una firmacopia, ma c'è ancora qualche copia. E poi, a breve forse riusciremo a fare una presentazione, magari Speriamo. proprio a trovare. E poi in libreria si può ordinare, insomma, in tutte le librerie il distributore arriva in tutta Italia, quindi non ci Benissimo, sono problemi. perfetto. No, perché Ecos Edizioni è ben distribuita, quindi se uno non trova proprio il cartaceo in libreria lo può tranquillissimamente ordinare. Romualdo, Esattamente. un'altra domanda molto importante. Allora, sui social media, perché allora, i social sono importanti. Ed è importante il contatto dell'autore con i propri lettori. Purtroppo ne veniamo da un periodo terribile di chiusura in cui si è perso il contatto dell'autore con i propri lettori perché per un lungo tempo non si sono potute fare le presentazioni dal vivo. Incominciamo adesso un pochino, ecco. Però non vi è cosa più bella per uno scrittore avere i feedback dai propri lettori. Quindi, Romualdo, dove i tuoi lettori possono mandarti feedback, recensioni, domande? Dove ti possono trovare sui social? Allora, io sono molto facile da trovare sui social perché uso nome e cognome e vado di lusso. Poi con questo nome e con questo cognome è difficile trovare un altro uguale, un omonimo, insomma. Quindi su Facebook, Romualdo Meo, mentre su Instagram, sono anche su Instagram, Romualdo Meo sempre tutto attaccato, senza nessun trattino basso, nessuna virgoletta, niente di niente. E poi ho una pagina nella quale, che adesso sto un po' trascurando in verità, però. Utilizzato in modo più o meno continuativo proprio durante il lockdown, che si chiama Un Brasato di Libri, dove facevo delle associazioni letterarie con delle associazioni culinarie, e quindi ecco perché Un Brasato Certo. di Libri. Mettevo un po' insieme le due Bellissimo. cose, i due aspetti della mia vita, insomma, e quindi anche lì, volendo, tranquillamente. Perfetto, ma anche perché adesso è un momento che, insomma, gli chef, la cucina sono molto importanti. E poi è un aspetto, diciamo, la cucina e il mangiare sono cultura e in questo momento si dà giustamente molta importanza alla cucina. Faccio ancora i saluti ad Andrea Corona che manda i complimenti a Romualdo. Dice che ti segue già da qualche anno, Andrea Corona. Quindi grazie Andrea Corona per essere qua con noi e contraccambiamo i tuoi saluti. A questi punti noi siamo giunti quasi al termine di questa nostra chiacchierata, che per me è stata una chiacchierata piacevolissima. Prima di passare ai saluti finali, vi do gli appuntamenti alle prossime interviste di autori domiciliari della settimana prossima. Devo mettermi per forza gli occhiali perché non voglio sbagliare. Quindi la prossima settimana con noi avremo martedì 15 febbraio alle ore 18 l'autrice Paola Varalli. Poi avremo con noi mercoledì 16 febbraio, sempre alle ore 18, un'altra autrice, Luana Valle. E venerdì 18 febbraio alle ore 18 invece avremo un autore che è Stefano Gatti.
Quindi, detto questo, passiamo ai saluti finali. Quindi io ringrazio e saluto tutti coloro che hanno visto questa diretta. Io ringrazio coloro che hanno mandato i saluti e quindi grazie per essere stati con noi e averci mandato i vostri messaggi. Grazie anticipatamente a coloro che seguiranno l'intervista in differita, che di solito sono tanti. A chi saluto e ringrazio più di tutti il mio graditissimo ospite, l'autore Romualdo Neo. Grazie Romualdo per essere Grazie. stato qua con noi questa sera. È stato un onore, grazie a tutti quanti, quelli che hanno seguito, amici, conoscenti e qualcun altro invece che si è unito, che non conosco. Grazie mille. Benissimo, Grazie. benissimo. Grazie a te Romualdo, allora ti aspetto di nuovo qua da Autori a Domiciliari, alla prossima. Un grosso saluto a tutti e noi ci vediamo martedì prossimo. Ciao, arrivederci, ciao Romualdo, a prestissimo, alla prossima. Ciao.